ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Questo è un altro video in collaborazione con un'altra ragazza che fa video qui su YouTube e sto parlando di Jennifer. Il suo canale è Jennina Makeup, vi lascio il link del suo canale sia qua sotto nell'info box ma anche qua nelle schede. Mi raccomando, andate a scoprire, andate a dare un'occhiata anche al suo canale perché merita assolutamente. Io la seguo ormai da un paio d'anni e guardo quasi tutti i suoi video, lei è bravissima a truccarsi, cioè veramente bravissima, mi piace un sacco come si trucca e infatti voglio farle i complimenti perché ogni volta che fa un makeup tutorial o comunque registra un mi preparo con voi, a me piacciono sempre tantissimo perché lei è veramente molto molto brava a truccarsi, molto più brava di me. È una ragazza veramente molto molto carina, simpatica, molto dolce, quindi mi raccomando, se ancora non la conoscete dovete assolutamente andare a scoprire anche il suo canale. Insieme abbiamo pensato di mostrarvi un mi preparo con voi per quanto riguarda le feste natalizie. Ormai siamo praticamente sotto Natale, quindi quale video migliore di questo? Abbiamo pensato di proporvi un make up, un'acconciatura e un outfit. Per quanto riguarda l'acconciatura, la mia è veramente molto molto semplice, anche perché non è una vera e propria acconciatura. Sono andata semplicemente a fare dei boccoli, che sono quelli che poi farò sia per la vigilia di Natale ma anche per il giorno di Natale. Io adesso non mi perdo più in chiacchiere, vi mando un grosso bacione e vi lascio il resto del video. Prima di iniziare a truccarmi vado ad applicare un balsamo per labbra, questo è l'Everyday Lip Balm di Puro Bio. Passo poi al primer ed utilizzo questo nutriente levigante per pelle secca, sempre di Puro Bio. Una volta applicato il primer passo al fondotinta, in questo periodo sto utilizzando questo, il Fit Me della Maybelline, nella colorazione 115, questo è un fondotinta indicato per le pelli normali e grasse e lo vado a stendere su tutto il viso con una spugnetta leggermente inumidita. Passo al correttore, vado ad utilizzare questo di Puro Bio nella colorazione 02. Vado a stenderlo sempre con una spugnetta. Vado ad aiutarmi con il dito nelle parti più piccoline dove la spugnetta fa fatica ad arrivare perché è un po' grandicella. Vado poi a fissare la base con questa cipria di Puro Bio. E vado a ritoccarle con questa matita di Puro Bio nella colorazione 28. Passo agli occhi e vado ad utilizzare queste due palette. Questa è di Puro Bio, mentre invece questa è della Make Up Revolution nella colorazione 02. Vado a prelevare il terzo colore più chiaro dalla palette della Make Up Revolution e lo applico su tutta la palpebra. Con un pennello angolato vado a prelevare questo fantastico arancio dalla palette di Puro Bio e lo applico nella parte finale dell'occhio per dare profondità allo sguardo. Sempre dalla palette di Puro Bio vado a prelevare questo dorato glitterato, anche questo è un colore veramente meraviglioso, e lo applico al centro della palpebra. Riprendo la palette di Make Up Revolution, prelevo il colore più chiaro e lo vado a mettere nella parte iniziale dell'occhio. Riprendo la palette di Puro Bio e prelevo questo colore più scuro della palette e lo vado ad applicare nella rima inferiore dell'occhio. Passo l'eyeliner e vado ad utilizzare questo di Essence. Passo al mascara e vado ad utilizzare questo di Beautiful al femminile. Lo vado ad applicare sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Vado a scaldare leggermente l'incarnato utilizzando questo bronzer di Kiko. Passo al blush ed utilizzo questo della Too Faced. Vado a illuminare le zone del mio viso con questo illuminante della Make Up Revolution. Passo all'ultimo step, ovvero le labbra. Ho deciso di utilizzare questo rossetto della Puro Bio nella colorazione 07 con la sua matita contorno labbra abbinata nella colorazione 40.
capelli, vado semplicemente a fare dei boccoli utilizzando questa piastra Irresistible Me. L'ho impostata alla temperatura massima, ovvero 450 Fahrenheit. La temperatura viene misurata in Fahrenheit e non in gradi, perché arriva dagli Stati Uniti. E questa piastra ha la possibilità di essere intercambiata, infatti ci sono altre 7 piastre oltre a questa, e di diverse misure, di diverse grandezze, sempre per fare i boccoli, ma appunto con realizzando delle onde un po' più morbide, delle onde un po' più definite, e mi sta piacendo veramente tantissimo. Ormai sto utilizzando sempre lei per fare i boccoli. Oggi ho deciso di fare delle onde abbastanza morbide, molto naturali, e quindi ho scelto questa grandezza. Come potete vedere, vado a prendere delle ciocche abbastanza grandi e in neanche 10 minuti riesco a fare i boccoli a tutta la testa. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, i boccoli sono veramente molto molto naturali e si fanno veramente in meno di 10 minuti, quindi fantastico. Per quanto riguarda l'outfit, invece, ho deciso di indossare questa gonnellina a vita alta a ruota nera che ho acquistato recentemente da H&M. Poi ho deciso di abbinare questa maglietta sempre di H&M, anche questa acquistata da pochissimo, quindi potete trovarla ancora in negozio, con le maniche velate e tutti questi piccoli pois neri. Poi davanti c'è questa scollatura abbastanza pronunciata e c'è anche una bella scollatura sulla schiena. Come potete vedere, questi dettagli mi piacciono veramente molto. Per quanto riguarda invece le scarpe, ho deciso semplicemente di indossare dei tronchetti neri. Questi sono di Via Maestra e sono veramente super super comodi, hanno il tacco abbastanza alto, però sono veramente comodissime. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, e vi ricordo inoltre di passare a vedere il canale di Jennifer, che vi lascio qua sotto nell'info box. Io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo martedì con un nuovo video.